visto, ho abbassato il cartello, non sono Fabio Vinzi, sono Roberto Manzone. Sono subentrato a Fabio Vinzi perché non era disponibile per questa giornata, io con piacere sono venuto perché ho piacere appunto di parlare di permacultura. Faccio una domanda. Permacultura, qualcuno dice qualcosa? Cioè, è stata letta? È stato letto qualche libro? Vorrei un'alzata di mano. Quanti conoscono la parola e il significato della permacultura? Tanti. Permacultura, come è arrivata? Qualcuno ci arriva appunto perché raccoglie delle informazioni per un passaparola, qualcun altro ha letto dei libri o ha guardato del materiale in internet, qualcun altro ci arriva da un'esperienza diretta, perché poi la permacultura chiede soprattutto quello, un'esperienza diretta sul campo. Io ho piacere di raccontare un po' come sono arrivato anch'io alla permacultura, perché in un certo senso la permacultura è un invito a utilizzare un modo nuovo di progettare. La definizione classica sarebbe costruire ambienti umani sostenibili. In un certo senso mi sono avvicinato alla permacultura perché ero un po' critico di fronte a una parola che è stata continuamente viene abusata, un po' abusata, che la sostenibilità ha il suo senso, il suo valore, però è un po', si è un po' svalutata. Permacultura inizialmente era coltura, era un'impostazione, un approccio di progettazione legata all'agricoltura, per diventare poi qualcos'altro. Quindi permacultura, quindi una cultura, una permanente, un approccio di osservazione, di studio degli ambienti sostenibili, e gli ambienti sostenibili sono quelli che si sono che noi abbiamo un po' allontanato da noi. È la vita, sono i sistemi di vita, i sistemi naturali. Abbiamo disimparato ad osservarli. La permacultura chiede quello: ritorniamo a guardare i modelli e i sistemi naturali. Guardate un albero, guardate un fiume, guardate un bosco. Si rifanno a dei pattern naturali che noi non conosciamo, non abbiamo proprio disimparato a scoprire, e raccolgono tanti significati, tanti modi di costruire, partendo da questi, una situazione intorno a noi più sostenibile, più che ha un impatto sull'ambiente meno prepotente, meno forte e meno che porta a sottrarre risorse. Noi sulla Terra l'abbiamo violentata, l'abbiamo privata di tante risorse che sono limitate. Abbiamo impostato un'agricoltura sull'utilizzo di biocombustibili, di combustibili fossili, anche, vabbè, lasciamo stare il discorso biocombustibili. E invece possiamo ritornare a progettare ispirandoci ai modelli naturali. La permacultura arriva dall'Australia, nasce negli anni 70 ad opera di australiani che si trovavano in una terra difficile, che aveva delle difficoltà di tipo idrologico, e quindi hanno dovuto capire come rinutrire, ridare valore a quella terra. Poi si sta diffondendo tantissimo ormai in Italia da più di 13 anni si svolgono regolarmente ogni anno corsi di permacultura che richiedono comunque un approccio, un lavoro lungo. Io ho fatto il mio corso di permacultura nel 2008 e mi sono avvicinato appunto perché mi interessava capire delle pratiche che
mi sembravano troppo lontani da me, cioè io vengo da una dimensione cittadina, da un percorso lavorativo comunque di tipo terziario, facevo produzioni e realizzavo documentari, filmmaker, però volevo fare una scelta etica, cioè il mio cuore mi parlava che mi diceva il cibo di cui io mi voglio cibare non deve essere, non deve portare dietro delle ferite, non deve essere il frutto di qualche violenza sulla terra. Ma come posso fare qualcosa io che non vengo da questo mondo contadino, e molti di noi ormai hanno lasciato il loro mondo contadino? La permacultura con i suoi principi, con le sue attitudini, mi guida, mi aiuta, ed è un percorso sicuramente di cambiamento lento. Vi cito i principi e qualche attitudine della permacultura, perché vi dicevo, il percorso è un percorso lento e difficile proprio perché ci siamo allontanati dagli ecosistemi, dall'osservazione di questi ecosistemi. I principi sono semplici, però difficili da ascoltare. Rispetta il tuo pianeta, prenditi cura di te e degli altri e condividi il surplus. Questi sono i tre principi base della permacultura, e non solo della permacultura, perché poi la permacultura dialoga con tante discipline, con tante scienze, con tante pratiche, e ha in sé, cioè porta in sé una visione di olistica in cui cerca di contrastare i tecnosistemi che sono molto entropici. Se noi guardiamo un sistema naturale, questi cercano di essere meno entropici. L'entropia che cos'è? È come una pallina che entra in un biliardo dall'alto, in un tavolo di flipper, entra e invece che muoversi dentro questo flipper, prende ed esce. Quanta energia noi non sappiamo utilizzare perché non riusciamo a canalizzarla, non la sappiamo impiegare al meglio, e quindi questa pallina va via. I sistemi di progettazione, come potrebbero essere ispirandosi a modelli naturali, cercano di far fare a questa energia dei passaggi in maniera tale da nutrire e accompagnare i vari sistemi produttivi prima di trovare e far uscire un'energia il minima,